Arcivescovo, un riconoscimento importante come questa prima edizione del premio Vasari. Cosa significa rappresentare Arezzo fuori dalla nostra città? Ma io prima di tutto sono orgoglioso di rappresentare Arezzo, anzi credo di svolgere proprio questa opera di testimonial di una città che mi appartiene perché qui sono nato, cresciuto, eccetera. Certo mi ha un po' meravigliato, ecco, di questa scelta di essere designato per un premio che credo importante, perlomeno significativo. Cosa significa ricevere un premio per rappresentare Arezzo nell'Italia e nel mondo? Ma io credo che rappresenti un impegno ad amare sempre di più la città che mi ha dato i natali, una città che, come molti sanno, io continuo ad amare perché la sento veramente mia. Di qui ci sono i miei affetti, i miei ricordi più cari, la mia educazione, la mia crescita, la mia parrocchia, la comunità del Sacro Cuore, l'associazione Rondine, la Misericordia, tutti i luoghi dove io ho fatto del volontariato e che mi porto nel cuore, che mi porto dentro e che, a cui sono molto grato. Ma c'è anche il mio lavoro nella Guardia di Finanza, alla Presidenza del Consiglio, quindi c'è tutta la mia storia e quindi io devo dire solo un grazie a chi ha pensato a me. Io dico rei anche indegnamente, perché io svolgo un servizio particolare accanto al successore di Pietro, quindi ne sento tutta anche l'indegnità ma anche tutta la responsabilità. E in questo senso anche sento l'onore di rappresentare Arezzo, la Toscana, ma soprattutto, ripeto, Arezzo, nei vari luoghi del mondo in cui questo lavoro mi porta.